Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo nel parco di Bussolengo stamattina. Il lavoro più efficace, il lavoro che ha più soddisfazioni, quello dove bisogna avere maggiore attenzione. Infatti con un occhio guarderò la telecamera e con l'altro sbircio mia figlia, che è lì con due gemelli, più grandi di lei fra l'altro, quindi sarò molto attento a come si comporta, che stanno giocando alle giostrine. Allora ragazzi, partita di ieri, ho avuto il piacere di vedermela su Sky Go sul telefono, in questo bellissimo centro commerciale qual è la Grande Mela, dove ci sono pieno di giochi, dove mi sono messo sul mio tavolino e mi sono guardato tranquillamente la mia partita. Ne valsa la pena? Direi proprio di sì. Ne valsa la pena occupare 2 ore del mio tempo per guardare questa partita contro questi grandissimi campioni? Ricordiamo che giocavamo contro Modric, contro Isco, contro il laterale a sinistra che è Junior, come cazzo si chiama, che è fortissimo. Dietro addirittura c'hanno il difensore portoghese, il 3, quello che è alto, dietro addirittura in panchina. Quindi comunque hanno veramente una rosa di grossissimo spessore. È andato Varane addirittura per 50 milioni al Manchester United, il Real ha rifondato completamente la squadra. Comunque problemi loro, parliamo dei nostri che ci strappiamo un bel sorriso. Tonali, a parte un paio di pasticcioni con i piedi, deve un attimino migliorare tecnicamente, per me già è valido. Il coraggio non gli manca di certo, la pazzia non gli manca di certo, migliorerà ancora di più con i piedi sicuramente, dei piedi che non c'aveva neanche Gigio Donnarumma, scusatemi, l'ex 98 più 1, raffinati, li sono diventati col tempo raffinati. Secondo me c'è piedi molto migliori dell'ex 98 più 1, ha fatto un paio di cappelle ieri, c'era anche un fallo lì sul passaggio sbagliato, però... da migliorare un pochettino, però per il resto ragazzi, un portiere che non ha avuto, si vede proprio lontanamente, non ha nessuna paura di prendere il posto del portiere più forte al mondo nella maniera più assoluta, non ha nessuna paura, non sa nessun timore riverenziale, non soffre assolutamente di, come si dice, di, beh, non mi viene la parola, avete capito, di complesso di inferiorità. Quindi per me è un grandissimo, il portiere migliore che potevamo prendere dopo l'ex 98 più 1, l'abbiamo preso, l'abbiamo portato a casa anche con poco. Secondo punto, andiamo. Ragazzi, programma di oggi, live, probabilmente stasera alle ore 20 e 20, fino alle ore 10, 9 e mezza, 10, facciamo un'oretta perché poi inizia il lavoro pesante quando rientro al bar. E poi in serata verso mezzanotte facciamo, prima di dormire, facciamo le rastapagelle. Oggi parliamo proprio in generale, che la partita di ieri sinceramente me la voglio andare con Google. Ho provato a rivederla ieri sera ma non ce l'ho fatta, vediamo se su Sky la ridanno, anzi se mi volete dire qua dove la rifanno vedere, che me la vorrei andare a rivedere, perché veramente, così per avere ancora più lucidità comunque sia nell'avere bene l'impronta proprio della partita per andare a fare delle belle rastapagelle. Teo Hernandez, peccato per quel palo dopo 3 minuti. Dietro ragazzi ha provato a puntarlo Bale un paio di volte, ma non si passa lì di dietro. Un Teo Hernandez che è stramigliorato nella fase difensiva, un terzino con i fiocchi a tutti gli effetti, una grandissima persona, un grandissimo campione, veramente grazie ancora Paolo per avercelo portato in squadra. A destra Davidino Calabria, Tonali, c'era Bale che è scappato via sulla azione del rigore, che ha un altro passo, però un rigore che si poteva evitare, ben neutralizzato, aveva uno scomodo avversario davanti, come, che non mi ricordo come si chiama, Junior si chiama lì, non mi ricordo come cazzo si chiama lì il giocatore di colore lì da loro sinistra, che è fortissimo, veramente che è forte, perché è forte, l'ha controllato bene, ha sbagliato forse un paio di passaggi Davide, ma sta tornando veramente in condizione, ricordiamoci che si è operato di ernia, quindi comunque sta piano piano rientrando in condizione. Benissimo Davide, eterna garanzia. Romagnoli, abbiamo detto, riserva di lusso Romagnoli, è una riserva di lusso ragazzi, quando c'ha di fianco Tomori, veramente lui, quando c'ha di fianco Tomori, lui si sente a suo agio, si sente a proprio agio, perché c'ha di fianco il compagno di squadra che tutti vorrebbero avere. C'ha di fianco quello che quando ti scappa via un po' anche il difensore in velocità, lui subito lì, perché sa che hai la tua Tomori, la maturità di Tomori, e chiedo a Paolo Maldini di smetterla Paolo Maldini, di portarmi questi fenomeni, perché non sono più abituato dopo tanti anni, quindi chiedo ufficialmente a Paolo Maldini di si contenga, come si dice a Milano, signor Maldini, si contenga. Quando c'hai uno come Tomori in squadra, quello che ti gioca di fianco,
è la persona più serena che c'è. Io ho fatto il difensore, quindi proprio è la persona più serena che c'è, che esista, quel chi ti gioca di fianco a Tomori. Perché tanto sa che se scaghi qualcosa c'è lui di fianco. Quindi se tu comunque già sei buono con i piedi, sei buono di testa, sei alto, hai un buon senso della, un ottimo senso della posizione, anche se c'è quello forte che ti va via in velocità, sai benissimo che sei lui che intelligentemente ti viene a dare una mano. Perché parliamoci chiaro, Tomori adesso come adesso è un difensore che non è completo di più. Destro, sinistro, di testa, vallo a prendere di testa con Tomori e tanti auguri. Velocità, senso della posizione, cioè c'ha tutto, eleganza. Gioca sia a destra che a sinistra, parti sia all'interno destro, che ha tutto questo ragazzo qua. Quindi Alessio Romagnoli, l'abbiamo visto con Simon Kier, super Simon, quando è entrato c'ha queste sciabolate da fermo, mamma mia. Mi alzo in piedi ogni volta che, come diceva Piccinini, questa rasoiata proprio, questo cambio campo. Ecco, Romagnoli con Kier fa più fatica perché Romagnoli non c'ha, non è lento come Romagnoli Kier, però non ha nel suo repertorio sicuramente la velocità Kier, c'ha mille altri pregi, ok? C'ha mille altri pregi. Con Tomori veramente sono una coppia, ragazzi, da veramente una delle coppie più forti addirittura al mondo, adesso definirei, senza se e senza ma. Allora, centrocampo, ragazzi, Sandro Tonali l'ho visto veramente bene, veramente veramente bene, anche perché ha fatto quello che non ha fatto ieri Rade Krunic, che non è il suo ruolo. Krunic non dico che abbia fatto malissimo, ma proprio non è il suo ruolo. Adesso io non so se partirà o non partirà. Se rimane, a me non mi dà fastidio nella maniera più assoluta. Se parte, vuol dire che andremo a prendere qualcuno di livello ancora a centrocampo per rinforzare ancora di più la rosa, perché sappiamo che a gennaio e febbraio vanno via sia Bennacer che Franco. A me Krunic non mi dà fastidio, so benissimo che non è un fenomeno, non è neanche lontanamente paragonabile a Ismaele e a Franco, però è lì, fa il suo. Lui poi, dove, quando ha giocato meglio, è stato impiegato da centrocampo in su, ragazzi, quindi voglio dire, non è assolutamente il ruolo di mediano, già a livello confronto agli altri, comunque, anche se gli altri amichevoli mi era anche piaciuto, ha delle lacune, però a me non dà fastidio. Sandro Tonali, a parte un po' di passaggi, veramente molto 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 bene, ha preso, lo trovavi lì in mezzo ai due centrali difensivi che prendeva, faceva ripartire l'azione. Era anche stanco secondo me ieri, comunque le ha voluto dare ancora più minutaggio nelle gambe, e quindi molto molto bene anche la fase di Sandro Tonali, veramente contento. E ti ripeto, ci avevamo davanti Modric, Kroos e compagnia bella, non è che giocavi contro la prima partita col Modena, con tutto rispetto per il Modena, eccetera, tenuto benissimo a centrocampo. Sono mancati gli ultimi, che cosa? Gli ultimi 20 metri, ma per una cosa di cattiveria, non di gioco, calma, per una cosa di cattiveria, non di gioco, perché se arriviamo giù cattivi, questa qua è una squadra che l'abbiamo capito tutti, ragazzi, questa qua è una squadra solida dietro, che tiene bene il pallone, e diventiamo devastanti in contropiede con la nostra velocità, con la nostra per come siamo spumeggianti. Se li segniamo subito, magari in contropiede, che ci lasciano ancora più spazio, magari veramente noi disintegriamo una squadra, un'avversaria. Se ci dai spazio, noi davanti siamo devastanti. E ricordiamoci che ci manca ancora Franco, ci manca ancora Ismael, ci manca quel famoso 7 che adesso ci arriviamo a giudicare la partita di Ale, ci manca il sostituto a livello numerico di Akan Çalhanoğlu, che adesso andiamo anche a valutare Brian Diaz. Ok, e lì davanti per me siamo a posto. Andiamo, saliamo un attimino su con il reparto offensivo. Ale Salamaker, a me è piaciuto. A me Ale Salamaker, l'ho detto anche nel video, a me è piaciuto. È normale che non hai, lo sai benissimo che in fase di realizzativa e in fase quando devi andare lì a far gol, che è quello che però purtroppo in me ci manca a noi, bisogna prendere quel giocatore lì che stiamo aspettando, che ti fa fare letteralmente proprio completamente il salto di qualità. Ma come riserva Ale Salamaker è un altro lusso, secondo me, anche data l'età è un altro lusso. È un altro lusso anche Ali Salamaker. Ieri ha sbagliato poco o niente, si è impegnato, corsa, ha dato anche a volte alcune azioni nel primo tempo, anche diversa qualità. A me è piaciuto Ali Salamaker, soprattutto nel primo tempo. Dopodiché, comunque, dopo la voglio ancora andare a rivedere ancora la partita. La voglio andare a rivedere da solo davanti a un televisore di 65 pollici, oltre che sul telefono. Comunque, Brian Diaz, che dire, Brian Diaz,
Peccato per quella gran cazzo di parata che ha fatto il loro portiere su quel tiro. A me è un giocatore che fa impazzire. Io con Zlatan Ibrahimovic veramente ce lo voglio veramente vedere. Ce lo voglio veramente vedere perché Zlatan Ibrahimovic ama questo tipo di giocatori. Li ama, stravede per loro. E lo voglio anche vedere con il set che arriverà, che sarà sicuramente un set offensivo, che avrà grosse potenzialità a livello realizzativo, secondo me, il set che andremo a prendere. Me lo voglio proprio vedere, Brand Diaz, sontuoso sul piano dell'impegno, della tecnica e tutto quanto, giocando dietro uno Giroud, che sono stati concessi pochi palloni per avere il Giroud, quelli che ha giocato però li ha giocati veramente bene, ti fa salire la squadra, ti senti tranquillo quando magari sei un po' in difficoltà, che devi rifiatare, che vai a cercare questa palla morbida su di lui che viene a prenderla, ti fa ripartire a 200 all'ora perché gioca per i compagni, gioca come sa, gli devi dare i palloni in mezzo all'area, cosa che non sono arrivati, soprattutto da quella fascia destra non sono arrivati, perché da sinistra se siamo un pochettino più cattivi, ragazzi, Giroud ti può fare tranquillamente un paio di gol, se siamo un pochettino più cattivi, che Theo Hernandez alza un attimino la testa, Rebic pure nel secondo tempo e anche Leao è più cattivo, che adesso ci arriviamo con Raffaello, negli ultimi 20 metri magari ieri ti fa due gol Giroud, cioè, non è stato poco servito, ma i 4-5 palloni che ha giocato li ha giocati sontuosamente bene. Poi Rafael Leao, allora, sul piano della classe, delle potenzialità voto 8, sul piano degli ultimi 20 metri voto 4, quindi poi andremo a vedere le pagelle, no, voto 4, sì, voto 4 perché fa tutto veramente alla grande, addirittura ha fatto sedere Modric, fa tutto veramente in maniera sontuosa, sbaglia quello che non deve sbagliare, gli ultimi 20 metri, la finalizzazione, sia nel passaggio che nell'essere più concreto. C'è soltanto da migliorare, l'atteggiamento però a livello di impegno e tutto è quello giusto. L'ho visto cattivo a parte gli ultimi 20 metri, lo voglio più concreto, ecco, però giusto lo voglio più concreto, lo voglio più, Raffaello, ti voglio più concreto, ma siamo sull'ottima strada, siamo sulla buonissima strada, anche perché piano piano stai capendo dov'è che devi giocare. Mica sul tetto non puoi andare avanti indietro, nel frattempo guarda lì, tre maschi contro una donna, devo intervenire? No, bene, bene. Mi piace stare con quelli più grandi, lo devo fare. Dopodiché, allora, di Giroud ho parlato, Raffaello. Rebic quando è entrato è mancato un pochettino di cattiveria. Andà sull'altalena, amore? Dimmi. Se vuoi giocare bene, se comandi te, va bene, dai. Se no vai sull'altalena. Vuoi andare sull'altalena? Dai, giochi con loro? O vuoi andare sull'altalena? Sull'altalena, aspetta. Beh, ole. Ecco. Allora, eccoci qua. Dopodiché, dai che abbiamo quasi finito, amore. Dopodiché. Oh, cosa fa? Comanda loro. Allora, dopodiché, Giro abbiamo parlato. Leao l'hai visto bene? Ha giocato bene, secondo te, Leao? Niente, non ha visto la partita, lei era impegnata lì sulle giostre. Giroud abbiamo parlato. Salamaker, Castiego mi ha fatto dire il solito paio di bestemmie quando è entrato. Niente, ragazzi, stasera mi rivedo. Se mi consigliate anche un orario dove si fanno rivedere la partita, che sul telefono non mi fa vedere tutto il programma su Sky di oggi, mi dite anche l'orario, me la vorrei rivedere questa partita qua prima di stasera di fare le rastapagelle. Detto questo, magari su un bel televisore a 65 pollici. Detto questo, vi voglio bene. Domani riniziamo a parlare di mercato, oggi ci occupiamo della parte di ieri, anche sapete che non è il mio forte. Comunque un occhio su Studio Sport, naturalmente dopo ce lo buttiamo di sicuro per vedere se ci sono ulteriori novità. Vi voglio bene, un bacio, ciao a tutti, scusate che mi sono un po' dilungato oggi. Quando sono felice avete notato che mi dilungo, ecco, oggi lo sono veramente in maniera sproporzionata, oltre che per motivi familiari, anche per motivi extra familiari, cioè calcistici. Ciao a tutti.